Ehi, la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo episodio di... di cos'è? Abandon Ship. No, non volevo vedere questo. Allora, siamo passati nella parte superiore, come avevo detto. Allora, qua non abbiamo di fare né niente. Ci sono dei tizi cattivi da picchiare. Allora, esplorerei prima un attimo, prima di, cioè per sapere almeno dove ci troviamo, che cosa vedo tutto molto buio. Allora, ci sono tutti degli eventi che si possono fare. Ci sono dei pirati là. E qua c'è una rotta, quindi verosimilmente ci sarà una città da qualche parte. Qua c'è un forte che blocca il passaggio dei pirati. E qua è bloccato dal culto. Ma direi che la cosa urgente è di liberare la città, sperando che sia possibile farlo prima di sconfiggere tutti gli altri, perché altrimenti dovremmo prenderci troppi danni. Sniper rifle, non ce l'abbiamo lo sniper rifle. Ok, dobbiamo attaccarli. Ok, siamo riusciti a sconfiggerli lo stesso. Buono, e non ci sono niente di negativo. Allora, vediamo un attimo. Allora, Hullcracker, Grapeshot, Roundshot, Flaming, vabbè. Hull Armor, che già abbiamo, no? Sì, Anti-Ram, Hull Spikes, Diving Bell. Abbiamo già tutto, ma mi sa che non c'è più granché da... Allora, dobbiamo farci dare quei soldi dagli esploratori, ma non lo facciamo adesso. Allora, prima cosa, andrei a liberare, se possibile, la rotta commerciale. Non so se è bloccata, ok, ma sì. Sì, l'avevamo visto prima. Così che i prezzi diminuiscano un po' per le riparazioni. Proviamo a parlarci. No, niente. Pensavo che avessimo scelto di parlarci, invece no. Cos'è il malus che abbiamo? Ok, fulmini. Qua. Qua. Comunque, ho visto che ultimamente non cercano di abbordarci particolarmente, in modo particolarmente facile, quindi questo non lo sto più utilizzando particolarmente. Ho detto tipo 3 volte particolarmente di fila, ma va bene. Dai. Cosa? Non sta succedendo niente. Mi ha caricato la barra della fuga? Dai, che così sposto il tizio. Vai. È di una classe migliore. Ma cosa sta facendo là dietro? Non sta succedendo niente. Boh, non ho capito cosa è successo. Cioè, io ho detto che volevo parlargli. Piracy is a crime. Adesso passano tranquilli, tranquilli. Non abbiamo neanche preso il danno. Direi che andiamo a... Ah, ok, là non ce lo dice perché non abbiamo visto i cancelli.
a liberarci un po' di quella gentaglia. Allora, abbiamo dei pirati sotto, dove dobbiamo sconfiggere tre pirati e un forte. Allora, per esperienza è meglio lasciarsi un pirata per ultimo, quindi farei due pirati, il forte e poi per ultimo il terzo pirata, in modo da poterci riparare nel mentre. Perché il forte fa parecchi danni, quindi. È importante essere pronti. Ma è davanti al cancello questo? No, no, no. Possiamo passare. Allora, qua c'è un pirata. Boh, solo soletto, non so perché. Allora, andiamo a prendere. Prima di tutto il forte, dai. Andiamo sul forte. Andiamo sul forte. Ma no, questo è sulla montagna. Dov'è il forte che possiamo prendere? È quello là. Ok, allora andiamo a tirare giù quel forte. Poi andiamo a ripararci. Tiriamo giù i pirati. E poi il terzo pirata. Vada. Ha molto senso. Ha molto senso tutto ciò. Allora. Ok, allora qua abbiamo bisogno di tutta la sua potenza. Ah, qua li condensiamo tutti. Tanto non è particolarmente importante. Oh, più che altro devo tenermi libero sia per le riparazioni che per i tizi che guariscono. No, Brace, ce l'abbiamo fatta. Vai là. Togliti un attimo. Torna su. Tu. Ecco, porca miseria. Andatevene via tutti. Ne è caduto uno? Sono caduto io. Porca miseria, dov'è che sono? Sono fuori bordo o cosa? Dove sono? Non si è proprio schiattato, sì, mi sa di sì. Non credo di poter schiattare del tutto, dai. Ma non ero neanche visibile, porca miseria. Ok, ottimo.
Cioè, forse ci sono morto io, capitano, ma... Ah, quello è andato, vediamo un attimo se... Mi scoccio, quello era fatto proprio... Cioè, un problema del gioco, non è chiaro, non riuscivo a vedere neanche dove fossi. No, sono vivo, ho solo preso un malus perenne. Devo togliercelo, chissà quanto cavolo mi costa. Apothecary. Curami. Ah, ecco. Ho un braccio rotto. Mi spiace. No, dovevamo anche riparare la nave. Ok. E di tirare giù pirata numero 1. No, facciamo questo, ce lo teniamo per ultimo, vicino là. Quindi può essere molto buono. Allora, andiamo dagli altri prima. Ma facciamo che metto in pausa e ci vediamo dopo che ho sconfitto questi due. E la ciurma, eccoci pronti per gli ultimi colpi, ma prima di questo vorrei un attimo fare un pochettino degli upgrade, perché ho avuto davvero parecchi problemi con il fuoco ultimamente, quindi direi che qualche fire resistance non ci farà male. Però devo... No, è vero, abbiamo il 5% di maggiorazione perché c'è ancora il culto... Oh, niente, facciamo... No, volevo... Farmi dare i soldi degli esploratori, ok? E andiamo a tirare giù i cultisti una volta per tutte. Probabilmente riusciamo anche ad andare nel porto se facciamo in fretta. Allora, le ultime battaglie sono state parecchio difficili, quindi vediamo un po' com'è la situazione. Non vorrei più che altro che fosse per il fatto che dobbiamo passare a una nave cioè più grande, più potente. E che volevo passare direttamente a quella più forte di tutte, ma... Devo vedere un po' qual è la situazione. Forse dobbiamo fare più combattimenti per avere i marinai di livello più alto. Però, a parte che sono abbastanza forti un po' in tutto, e quindi... Dove arrivano gli alifroni? Allora, arrivano di là. No, visto che prima cercavano di abbordarmi, non tolgo il tizio da lì. Spostati. Ok, allora tu cura questo. Tu che sei bravo alle riparazioni, ripara e tu torna a sparare come un matto. Che man overboard, chi è che è caduto? Ah, il cannoniere. Ehi? Ma ti ho detto di ripararlo? I comandi non sono particolarmente comodi, devo dire. È andata? Ah, ok, beh, questo combattimento è stato molto più semplice degli altri. Allora, più 27, allora andiamo un attimo a ripararci. Ah no, abbiamo preso danno, è vero. Bel bambino, vieni qua. Tac. Potrei anche salvare che il tizio se ne stia là, eh. Però la salva così, perché è parecchio tempo che non cercano più di scappare, quindi...
Direi che conviene avere più potenza di fuoco. No, si avvicinano troppo. Come mai si avvicinano così in fretta? Forse proprio perché non gli ho sparato le vere. O perché sono particolarmente forti a... No, andatevene di qua. Sposta, ti ho detto di spostarti, porca, anche tu. Ce la facciamo ad allontanarci per piacere? No. Come ha messo tra l'altro lui la riparazione? No, beh, non l'ha messo malissimo. Pensavo peggio in realtà. Spegni l'incendio, ma sto prendendo un sacco di fuoco manca perché ci sono i fulmini, per cui... È andata, è andata. È andata. E abbiamo preso anche poco da... poco danno. Ah, questo tra l'altro l'ho messo là per sparare alle vele, ma non l'ho mai attivato. Che stupido. Che stupido che sono stato. Adesso dovremmo avere tutto a posto. Allora, come section upgrade, metterei davvero il fuoco un pochettino ovunque. Allora, fuoco qua. Fuoco qua. Fuoco. Perché non me l'ha messo? E mettiamolo anche qua e qua, dai. Tutte le parti che utilizziamo di più. È stato un discreto investimento, perché abbiamo speso 600 praticamente, ma... Ci sta. Detto questo, però, io direi che ci vediamo nel prossimo episodio di Abandon Ship. Ciao a tutti e buona giornata.